Consiglio comunale acceso, quello svoltosi ieri mattina a Sala Consilina. Tra i 7 punti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del piano di protezione civile comunale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2015 e del bilancio triennale 2015-2017. I debiti fuori bilancio ammontano a circa 70.000 euro e sono relativi a sentenze di risarcimento danni. Si tratta di 5 sentenze, di 2 di cui 3 riguardano risarcimenti per insidia o trabocchetto stradale, una quarta infiltrazioni di acqua da una strada comunale, la quinta si tratta di un'integrazione di una indennità di esproprio fatta qualche tempo addietro. La somma maggiore si tratta di questa indennità di esproprio che è stata fatta in relazione ad un'opera pubblica fatta sul nostro territorio, e quindi c'è stata questa integrazione. Per altri debiti fuori bilancio non ce ne sono, come ha chiesto poi anche lo stesso Sant'Arsire a lei nel corso del Consiglio comunale? Allora, quelli che risultano agli atti sono quelli che sono stati portati. Altri che ce ne siano a me non risultano. Poi il riscontro, come è stato detto in consiglio, verrà fatto. Credo che non ce ne siano, a meno che non si parli forse di qualche sentenza che possa essere sfuggita, perché là è stato fatto un riferimento a una sentenza, una condanna da parte del giudice di pace che forse non arriva nemmeno a 1.000 euro, almeno da quello che ha riferito il consigliere Sant'Arsire. Noi faremo i riscontri, però sul tavolo, voglio dire, nostro, questa sentenza non è arrivata. Al centro del dibattito anche la convocazione alle ore 9 di mattina di lunedì del Consiglio Comunale. Questa la risposta di Cavallone ai nostri microfoni. Non c'è nessuna legge che vieti di convocare il Consiglio Comunale di mattina. Naturalmente uno cerca di venire incontro alle esigenze di tutti, ma ci sono delle esigenze, delle priorità, che sono quelle di trasmettere determinati atti entro un arco temporale delle mezzanotte del giorno, come nel caso adesso del tutto il piano, chiamiamolo piano città, della città che è stato creato, anche che riguarda le zone degradate urbane, i cui atti dovevano essere trasmessi entro le ore 24. So che molto probabilmente chi ha amministrato non amministra più da tempo e ha dimenticato che per la complessità dei problemi che ci sono e per le carte che devono essere fatte, soprattutto perché è una cosa che il cui spazio temporale datoci dal Ministero è stato molto relativo e minimo, ci siamo mossi nel più breve tempo possibile. Aggiungo qualcosa in più.